Il trofeo più importante del Memorial Luffarelli finisce nella bacheca del Pro Roma, che stende la nuova torta e teste di mister Gianluca Alfonsi, ottenendo un successo che dà la giusta carica ai ragazzi di mister Carrarini in vista dell'inizio della stagione. L'inizio del match è però totalmente caratterizzato dai rossoblù, che nel giro di un minuto si presentano per ben due volte davanti la porta, esaltando i riflessi di Fascetti, prima con Preti, poi con Del Mastro. Il Pro Roma tenta una risposta al settimo, ma l'Ogello non riesce a battere Sordini in uscita bassa, depositando la sfera in out. Il gol che sblocca la gara arriva però poco più tardi. Al decimo, infatti, il corner calciato da Zanoletti prende una traiettoria beffarda, che sorprende Sordini e si infila in rete per il vantaggio del Pro Roma. La nuova torta e testa tenta immediatamente di reagire, ma in prossimità del quarto d'ora Del Mastro non riesce ad alzare il lobe sopra la testa di Fascetti, consegnando solamente la sfera tra le braccia dell'estremo difensore di Carrarini. La ripresa non vive di certo su ritmi più alti rispetto alla prima frazione di gioco. Il primo acuto è rosso-blu, ma anche all'omanto viene meno il guizzo giusto proprio davanti la porta giallo-rossa. Dalla parte opposta c'è invece decisamente più lavoro per Sordini, che nel breve volgere di un giro di lancette ferma per ben due volte Sebastianelli, bloccandole prima il diagonale dalla destra, poi quello da pochi passi scoccato dal versante mancino del campo. La nuova torta e teste prova allora ad impattare quando sul cronometro corre il ventesimo, ma Del Mastro trova nuovamente Fascetti pronto a rispondere sulla sua girata di testa. Nel finale allora il Pro Roma allunga e mette in via definitiva i suoi nastrini sulla coppa, al 27esimo a saltare più in alto di tutti sul corner calciato dalla destra è Bonini, che si stacca dalla marcatura e indirizza la sfera proprio dove Sordini non può arrivare. A chiudere del tutto la questione ci pensa però Corsale, che poco dopo la mezz'ora affonda come la lama nel burro nella difesa rosso-blu, arrivando davanti l'estremo difensore di Alfonsi per piazzare il diagonale perfetto e calare il 3-0. Prima del tipice fischio finale, Del Mastro prova almeno a rendere meno male il punteggio, ma il numero 9 rosso-blu sembra proprio non andarne una giusta e la traversa gli nega anche il gol della bandiera. Vince il Pro Roma, che alza a Biamandanici la coppa e scrive il suo nome nell'albo d'oro del Luffarelli.